a tutti ragazzi e benvenuti in questo secondo episodio di Pokémon Survival Island. Ci troviamo ancora una volta nella nostra caverna dopo che nello scorso episodio siamo stati sconfitti nell'erba alta da un Pokémon selvatico. Ragazzi, prima di iniziare volevo dirvi un paio di cose molto importanti. La prima, vorrei sfruttare il fatto che questa serie all'inizio, così questo messaggio lo riceveranno più persone, insomma. La prima è che non sto molto bene, nel senso che sto prendendo davvero tante medicine per curare l'acne, per curare l'allergia. È un bordello, quindi in questi giorni sono stato davvero male. Tuttora non ho praticamente ore di sonno, non sono conciato benissimo. Quindi se mi vedrete nei video magari un po' smorto, tipo che ho la morte dentro che mi sta mangiando il cuore, è per questo motivo. E poi anche se non dovessero uscire dei video in alcuni giorni, il fatto è che non sto bene, quindi se proprio sono in condizioni disperate non registro, mi sembra ovvio, ma finché non finisco 3 metri sotto la terra nella bara io continuerò a portare video finché ce la farò. Vabbè, fatta questa piccola premessa, volevo anche dirvi ragazzi una cosa molto importante. Nel trailer, perché il primo episodio non è ancora uscito, ho già dovuto eliminare dei commenti che contenevano spoiler. Ora, io so benissimo che voi non lo fate con cattiveria, che volete solo dare una mano a me o darmi delle informazioni, ma è una cosa che a me non va. Non tanto perché rovinate il gioco a me, cioè anche, ma perché dovete considerare che ho un canale di quasi 9.000 iscritti, c'è altra gente che guarda i commenti e c'è gente che magari vorrebbe giocare a questo gioco e non vorrebbe ricevere spoiler, quindi non mi costringete a dover eliminare i commenti con spoiler, a dover bannare persone. Piuttosto scrivete spoiler alert nel commento e lasciate degli spazi in modo tale che io possa vederli se ho voglia e che non si costringa gli altri a rovinarsi il gioco. Ve lo dico ragazzi perché magari lo fate senza cattiveria mi trovo costretto a eliminare il vostro commento, poi non lo vedete e ci rimanete male. Detto ciò, ora direi che possiamo avviarci verso una zona molto particolare di questa isola. Tra l'altro è notte e nulla, vi invito a lasciare anche un bel mi piace per questa serie che spero che stia andando bene già dal primo episodio. E ragazzi, spero di ricordarmi nella mia malattia mortale, che sto scherzando ovviamente. In descrizione troverete il link di download di Pokémon Crepuscolo. Ragazzi, uno dei motivi per i quali io non rilascio i link per i download, l'ho già detto ma lo ripeto, è il fatto che poi la gente spoilera. E quindi Crepuscolo lo rilascio finita la serie, stesso discorso varrà per questa serie. Spero che l'audio di gioco si senta bene perché nello scorso episodio era un pochino bassino. Ok ragazzi, siamo qui in questa zona, avete visto ragazzi, non ve l'ho fatta vedere. Tra l'altro in questa serie taglierò molto lo spezzone, essendo un gioco molto survival in stile Minecraft. Allora, abbiamo qua questa statua che ci dice: questa è una statua spiritica. Una volta attivata, lo spirito all'interno ti darà del potere. Questa statua ha... Fist, non ricordo il nome. Ok, attiviamo la statua, sì. Ok, perfetto. Bug and Flying Type... Oh, perfetto, questo qua ci sarà molto utile. Questo ci sarà molto utile, raga, perché il divino dovrebbe avere, in teoria... Oh, se non ricordo male, è un po' che non gioco, ma... Beccato... E anche Fairy Cutter! Oddio, perfetto, sembra fatto su misura, raga, che figo. Ottimo, siamo più potenti. Ora, avete visto questa zona qua in particolare? Volevo esplorarla. Ok, abbiamo perso un PS per colpo di un assorbimento, una caverna. Ok. Una caverna... Tra l'altro di sopra avevo visto che c'erano degli strumenti che non ho preso, li prenderò dopo. Proviamo a entrare nella caverna. Anche se... Oddio. Oddio, cos'è? Cos'è? Oh! Fermi. Gao! Oh, cazzo! Temo di aver fatto una stronzata di dimensioni epocali, sapete? Allora, proviamo un Fairy Attack così di arroganza. Aia, che male! Uno Sleep Dart. Ok, perfetto. Non, ero tipo obbligatissimo. Fermi. Ma raga, io me la rischio da... Ok, Leer! Ha fatto Leer. Uno, due, tre... No, non 3 times, mannaggia a te. Ti odio fino alla morte. Allora, fermi. Allora, ho una Citrus Berry. Cazzo, sono rimasto inculato, non sapevo che ci fosse sta roba. Aia. Divertente. Ok, Leer!
Merda, attacca tre volte. Attacca tre volte. Non fare boiate. 4. Attacca 4. Ok. 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 Ce l'ho fatta. E salgo anche a livello 8. Forse anche a livello 9. Non vorrei dire una stronzata. Ok, con una velocità invidiabile. Livello 9. Knock off. Oddio, contro ostinato è utilissima. Knock off. Ok, fermi. Activate, yes. Cosa ho attivato? Boh, raga, vabbè, le cose belle. Allora, fermi, curiamo un attimo il divino. Perché adesso siamo anche due livelli più alti, quindi volendo posso rischiarmi un'altra battaglia con un altro Xatu. Perché poi, a quanto pare, cioè, penso a sto punto che se attivo tutta sta roba qua, qualcosa dovrà pur succedere. No, non volevo fuggire, te lo giuro. Ti giuro che non volevo proprio fuggire, è l'ultimo dei miei pensieri. Sì, ragazzi, va bene così, è scappato. Mi piace. Attiviamo anche sta roba, perfetto. Allora, quanto abbiamo di vita? 26 su 29, dai, ce la possiamo fare. Oddio, raga, non me lo aspettavo sta battaglia assurda contro gli Xatu, madonna. Che roba, non sono neanche shiny, attenzione. Merda, vai, è il tuo momento. Raga, ma se provassi a... Mi sta piacendo questa cosa. Va bene. Ok, sono scappati tutti perché avevano giustamente paura del divi... Ok, ok, questa cosa qua non c'era prima. Sì? Oddio, lo spirito dell'assassino è stato rilasciato. Ok, perfetto. Ok, ci aumenta l'evasione, perfetto. Abbiamo liberato lo spirito dell'assassino, mosse di tipo buio e spettro più forti e l'evasione è aumentata. Penso sia mattina circa. Signor Sentret, io ho appena affrontato delle cose che possono essere paragonate a delle divinità. Ok, perfetto, cioè abbiamo... Tra l'altro, madonna, quanto fa ignorante e creepy con la cappa. Perché è sempre l'ultimo spicchio d'erba? Zigzagoon. Figlio della madonna, raga, sento la puzza di... Cioè, il profumo di risotto che mia madre sta cucinando giù. Veramente ho voglia di droppare la serie in questo momento. Ok, perfetto. Possiamo proseguire? Siamo a 8 minuti. Siamo a 9 minuti, ma io devo considerare che taglio. Allora, ok, perfetto. Vi stavo dicendo, ragazzi, che qua ci sono degli strumenti interessanti. Quindi abbiamo 2 Oran Berries. Perfetto. 2 Oran Berries. E poi di qua io ne avevo visto un altro. No, allora, di qua si va da un'altra parte che andiamo a esplorare adesso. Ma su di qui... Eccolo lì. Ah... Ok, fire dart, questo qua scotta, perfetto, questo è utile. Quella bacca è irraggiungibile. Sentret, allora, raga, provo a fare un maneggio, diciamo, perché non ho molta scelta. Provo a far svegliare merda contro sto coso. Oh, grazie, era così difficile, figliolo caro. Ok, fa anche male, tra l'altro, posso addirittura shottarlo forse adesso. A sto punto direi di farlo. Non ti sei mai chiesto quanto fai schifo, Sentret, a intaccare una divinità di così alto lignaggio? Madonna, le parole che si tirano fuori quando si sta male, ragazzi, mamma mia. Ok, perfetto. Ah sì, tra l'altro, ovviamente, raga, l'unica cosa che non balzeranno su sto canale sarà, raga, la Soul Link. Cioè, la Soul Link si porta avanti, frega cazzi. Posso anche avere l'Ebola. Ok, perfetto. Prima di esplorare questa nuova zona, a sto punto, ho visto un cambio di luci, forse, eh? Forse me lo sono immaginato. Oddio, che posso è questo? Oddio, sapete che forse si collega a quello dell'altra volta? Sapete che forse oh, proviamo ad andare su di qua. Questo è uno strumento, questo è un selvatico maledetto. Uno Zigzagoon, per giunta. Oh, fammi fuggire. Ragazzi, merda a livello 9 è davvero utilissimo perché mi fa fuggire. Ho come l'impressione che i Pokémon qua siano un livello più alto. Ice Dart, perfetto. Ice Dart che congela, raga. Il congelamento è una delle condizioni più stronze che esistono sulla faccia della terra dei Pokémon, ovviamente. Dà un fastidio della madonna, è impossibile da mettere, ma quando la metti? Quando la metti è un fottio. Ok, sì, i Pokémon qua sono decisamente più forti. No, fammi fuggire, ti odio a sangue. Non so neanche se esista come cosa, ti odio a sangue. Non penso che si dica nella lingua di Petrarca e Dante. Basta. Ok, oddio, vaiolo, attenzione. No, chi era? Ebola. Bravi, Tail Whip, guarda, uno spettacolo che non avete idea, ragazzi. Tail Whip VGC 2020 avanti Cristo. La utilizzavano gli antichi egizi, no, avete presente?
Sto delirando. Allora, proviamo ad andare su di qua. Sì, dovrebbe essere la zona dell'altra volta che si ricollegava poi a quell'altra roba. Sì, non so se avesse senso quello che ho appena detto, ma va bene così. Sto cercando di trovare strumenti, ragazzi, perché a quanto ho capito ci saranno molto utili. Perfetto, siamo in questa zona qua che, a giudicare dallo scenario di battaglia, sembra molto una pianura. Senti, sto morendo. Sto morendo! Fammi fuggire, mannaggia te! Sto morendo, non vedi che sto morendo? Eh? Oddio, raga, non ho visto. Non ho visto mai, c'era un avviso strano. Fermi, fatemi controllare poco. Mica che mi ha combinato qualcosa. Non si sa mai in sti giochi qua. Oddio, posso vedere. Che merda! Che schifezza, raga, quelli lì sono gli IVS. Oddio, ho beccato il divino più storto della storia. Bambin Gesù, fai un rito voodoo. Mannaggia lama. Oh, livello 10 per il divino. Perfetto, ragazzi. Questa sarà una cosa molto utile. Ok, oh, queste qua sono zone particolari, insomma. Sto zoom, oddio. Ok, un altro opip, perfetto. Tra l'altro, ragazzi, ho visto comunque che alla fine ogni zona più o meno dovrebbe avere una caverna strana, insomma. La nostra zona c'ha la nostra caverna, giustamente. Quella giù c'aveva quella degli Xatu, che boh, sono scappati tutti, va bene così. E a sto punto, da questa parte qua, suppongo che ci sia qualcos'altro di utile che andremo a vedere solo adesso. Siete un po' ovunque! Siete un po' ovunque. Dai, Zigzag, levati dalle balle, ti prego. Su di qua abbiamo. A parte che è cambiata la luce, quindi penso sia cambiato anche lo scenario. A sto punto direi che funziona così. Ok, queste qua sono robe antiche, quindi direi che. Allora, qua bisognerà utilizzare taglio, che ovviamente non abbiamo. Altri selvatici. Comunque, ragazzi, questa zona qua sembra abbastanza interessante, in effetti. Se non fosse che ci sono delle pantegane che viaggiano per le foreste. Fuggi. Ok, perfetto. Ci abbiamo fatto. Avrei dovuto scegliere un po' con fuga facile, raga, ripensandoci. Però il divino non si tradisce. È risaputo ormai. Ok, questa nuova zona qua non la conosco. Evito l'erba alta. Fermi. Fermi, 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 fermi. Momento, 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 come direbbe qualcuno. Cosa sei? Allora, questa statua ha una forma di fiamma su di lei. Ok, quasi attiva. Oh, Fire and Dragon potenziate, perfetto, be bellissimo. Oddio, devo davvero entrare in sto tempio. Io mi sto facendo la cacca addosso. Ok, fermi, questa è una roccia. Sembra una roccia interessante, ho visto gli strumenti, raga. Io penso che ho spaccato tutto qua sotto. No, dicevo, penso che io possa visitare il tempio nel prossimo episodio, a sto punto, sinceramente, visto che in questo abbiamo già, fra virgolette. Svegliati e colpisci, ti prego. Madonna, si dorme come un paguro svenuto! Ma che roba! Oh, sciottalo, ti prego. Oh, ok, perfetto. Tra l'altro, Tangela dovrebbe dare tantissimi punti esperienza. Non vorrei. 143 sono abbastanza, effettivamente. Quasi livello 11. Non trovare Pokémon. Paralyzing Dart! Perfetto, questo è utile. Questa roccia qua messa qui così, raga, mi puzza. Perfetto. Ottimo. Proprio. Lo chiamavano l'esaminatore delle rocce, raga. Oh, proviamo a fare sto giro un po' arcano di Semo. Allora, qua in queste zone qua abbiamo cose. Zone di erba, va bene, perfetto. Tanto sapete che gli episodi di questa serie li voglio fare un po' più corti, perché essendo survival comunque non. Hashtag NatuShiny nei commenti. Luke, ti voglio. Se stai guardando questo video, io ti voglio. Voglio un tuo commento qui sotto. Se non lo stai guardando, allora smetto di fare le serie con te. Sto scherzando. Ti voglio bene, Luke. Ok, proviamo a scendere un attimo. Ho fatto una boiata colossale perché mi sa che non posso più risalire. Ma tanto, raga, alla fine vi ho detto che andremo a vedere il tempio nel prossimo episodio. Forse invece posso risalire di qua. Ok, ragazzi, direi che questa zona qua ce la teniamo per il prossimo episodio. E ci fermiamo adesso davanti al tempio che andremo a vedere all'inizio del prossimo episodio. Cioè, almeno io ho dedotto sia un tempio, perché è più di così, non so cosa possa essere. Ragazzi,
ragazzi, io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se così vi invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace, un commento qui sotto rispondendo alla domanda del giorno, che non c'è in questa serie e io continuo a sbagliarmi. Mi raccomando, passate ai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati su ciò che avviene al di fuori di YouTube e premete la campanella che sta qui sotto di fianco al nome del canale per ricevere i feed. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.